Eccoci amici di Bet Italia Web, appassionati delle scommesse sportive, degli sport USA, io sono Guru, nuova puntata di Sport USA News and Tips. Oggi abbiamo da parlare di baseball MLB perché si avvicina l'All-Star Game di Cleveland, questa notte si gioca l'Home Run Derby, uno spettacolo e ci divertiremo anche a fare le nostre previsioni e vi darò qualche tips e qualche pronostico. Però prima iniziamo come sempre con il recap della giornata di ieri, iniziamo col dire che arriviamo da un weekend in cui abbiamo giocato sostanzialmente in difesa, 5-5 al sabato, 4-4 ieri, non che sia un dramma perché nel nostro metodo di gioco ci sta fare delle serate in pari. E ieri siamo stati letali dei cecchini sulle money line, abbiamo preso le vittorie di Pirates a 1,95, Rays a 1,85, Phillies a 1,95 e Indians a 1,82. Indians tra l'altro era la free pick, era anche la giocata che avevo considerato di più nella videoanalisi di ieri, spero che vi piacciono queste videoanalisi, aiutateci a far crescere, mettete dei commenti, condividete l'episodio, cerchiamo di crescere tutti insieme. Ieri in controtendenza con le nostre solite statistiche siamo andati un po' peggio negli over-under perché proprio a Cincy avevamo consigliato anche under 9, una giocata che stava entrando, sembrava entrare prima del big inning degli Indians che hanno ribaltato la partita, hanno vinto pure troppo bene, 11-1, salta l'under. Salta anche l'over 3,5 di squadra dei Giants che vincono contro i Cardinals ma lo fanno con il risultato minimo di 1-0 in una sfida davvero molto tirata. Sbagliamo anche la special pick su Bellinger, over 1,5 basi conquistate a 2,10, era una giocata da provare per la stella dei Dodgers che cercavano riscatto contro i Padres e invece stranamente, incredibilmente hanno perso la terza di fila in casa contro San Diego, una serie dal risultato davvero inatteso. Questo risultato ci ha fatto saltare per la seconda volta di fila la double play Twins più Dodgers vincenti, tra l'altro ieri hanno perso pure i Twins perché hanno perso il next inning in casa contro Texas. Andiamo però a vedere il rendimento, il recap della stagione MLB 2019 con le nostre pick. Il rendimento di ieri riporta in leggero profitto le giocate money line, ovvero i testa a testa, 117 giocate giuste, 102 sbagliate per un più 0,17 unità. Le value bet, ovvero gli underdog 50-50, sono praticamente in pari, ma qui nelle ultime settimane abbiamo avuto un valore disatteso davvero enorme e mi aspetto di tornare a fare bene qua. Double play rimangono a più 0,66 unità, rimangono in profitto anche se le abbiamo pagate nel weekend. Run line 31,29 per un più 1,75. Gli over under in generale sulla partita rimangono le nostre migliori scommesse, più un più 8,50. In profitto anche i primi 5 inning, sia over under che vantaggi, per un più 2,32 e le special bet, ovvero le giocate sui primi inning, ne stiamo facendo poche quest'anno, i team total di squadra o le pro bet sui giocatori, gli strikeout, le basi conquistate, gli home run, eccetera. Qui siamo 21-20, quindi poco superiore al 50% di casse per un più 3,50 unità. Infine le live, che non considerano le coperture, ma solo le giocate live ufficiali date nei canali, siamo 3-3 per un più 1,20. Totale stagionale più 18,06 unità, stiamo andando molto bene. Avrete notato un fil rouge, tutte le nostre giocate, quasi tutte, prendono in considerazione quote intorno a 1,90, 2 o superiori anche a 2. Quindi in media siamo superiori a 2 se valutiamo il tutto. Perché? Perché non credo nelle short odds, nell'MLB. Secondo me è meglio andare a cercare quote intorno a 2 o superiori addirittura di valore. Finora i dati, i riscontri li stiamo avendo perché in un campionato con tantissime partite, si gioca ogni sera, dei veri netti favoriti non ci sono mai. Infatti lo vediamo anche, non sono giocate che amo perché le double play praticamente sono giocate in doppia dove metto in combinazione due short odds, due quote basse intorno a 1,50 di due favorite. Ne ho giocate solo 40 in tutta la stagione rispetto alle quasi 130 in money line o le quasi 150... No, scusate, 230 in money line o 150 negli over under, che sono le giocate più comuni.
Quindi, ma magari ne parleremo in alcuni video didattici, di strategia. Evitate le short odds nell'MLB, questo è il mio consiglio. Andiamo a parlare di attualità. Questa notte home run derby da Progressive Field, Cleveland. Chi aveva visto anche il video sul bracket, sa come la penso. Josh Bell è il favorito a 4 di quota, è il mio favorito anche per la vittoria. Lo favorivo anche quando era dato a 8, la quota si è dimezzata. Perché? Un po' per lo stato di forma di Bell, un po' perché non c'è Christian Yelich, che era il grande favorito fino a 2 giorni fa, e si è infortunato. Al suo posto ci sarà Matt Chapman. Io comunque, come detto, ho dovuto rifare 2 volte, questa è praticamente la terza volta che rifaccio il bracket. Questo non è proprio un bracket, è un altro video, però Josh Bell è il mio punto fisso. Peccato, chi lo prenderà a 4 e non a 8 come è uscito all'inizio sui book anche americani, me compreso, anch'io lo prenderò a 4, però lo vedo favorito. Dicevamo, 8 giocatori, la testa di serie numero 1 contro la numero 8 e via dicendo, si sfidano, round 1, round 2, round 3, eliminazione diretta sino alla finale, semplicemente a chi spara più fuori campo in 4 minuti. Allora, potete vedere comunque su YouTube, ci sono anche i video anche della scorsa edizione, il video integrale della scorsa edizione vinta da Harper. Voglio dire 2 cose: si gioca a Progressive Field, è un campo che favorisce i battitori mancini e chi batte verso il lato sinistro del campo, centro-sinistro-sinistro. Qui vi dico anche che l'home run più lungo mai registrato è di 111 piedi e lo fece Jim Thome nel 99. Perché vi dico questo? Perché su MLB.com potete fare il Bracket Challenge con 250.000 dollari in palio, ma oltre a pronosticare tutte le eliminazioni esatte, dovrete dire anche quale sarà il giocatore che batterà il fuoricampo più lungo e di quanti piedi sarà questo fuoricampo. Quindi molto difficile, anche se va detto che 250 capponi, perché no? Provateci. Andiamo a vedere le mie pick sui testa a testa, sempre quote di riferimento Bet365. Matt Chapman, Vladimir Guerrero Jr. Chapman, come detto, prende il posto del grande favorito Christian Yelich, che stella dei Brewers, aveva battuto finora 31 home run, era ovviamente il grande favorito. Fortunato Vladimir Guerrero Jr. che non lo troverà al primo turno, ma però fino a un certo punto, perché Chapman non è comunque da non considerare. Parliamo di un giocatore che con Oakland è arrivato a 21 home run in stagione. C'è da dire che è destro, quindi non ha l'appoggio, il punto a favore che do ai Mancini. È destro però anche Vladimir Guerrero Jr. Il rookie dei Toronto è quello che tra gli 8 ha battuto meno fuori campo in questa stagione, solo 8, ma è un personaggio davvero speciale che in uno show del genere, in un evento così particolare, potrebbe anche venire fuori. Quindi io al primo turno prendo Guerrero Junior, che passa il turno. 1,66 non è una quota di gran valore, però lo vedo favorito, anche se è un rookie. Dal 91 a oggi solo 7 rookie hanno partecipato a questo evento, 5 di questi sono usciti subito al primo turno, solo 2 hanno passato il primo turno: Aaron Judge e Jock Pederson. Secondo me, Vladi allungherà questa striscia, questa serie di giocatori a 3, perché vincerà oggi. Seconda sfida, la più in bilico, Bregman Pederson, così in bilico che qualche giorno fa, fino a qualche giorno fa, Pederson era sfavorito a 2,05, praticamente le quote si sono ribaltate, adesso è Bregman lo sfavorito. Parliamo di un giocatore che ha giocato l'home run derby anche lo scorso anno, però è uscito subito di scena. In questa stagione 23 home run stagionali, tutti verso il lato centro-sinistro del campo, è però quello che ha la media velocità minore tra gli 8 ed è di 88,8 miglia. Dall'altra parte Jock Pederson, che favorisco anche a 1,71, chiaramente per quanto riguarda un discorso di valore di quota io preferivo prenderlo a 2, a 2,05, però lo vedo comunque favorito. Parliamo di un mancino intanto, e parliamo di uno che ha già giocato l'home run derby nel 2015, come dicevamo, da rookie. Non solo passò il primo turno, arrivò fino in finale, ma poi perse. Anche oggi lo vedo comunque passare il primo turno. Passiamo a Josh Bell, il grande favorito. Abbiamo detto è in ottimo stato di forma, io l'avevo appoggiato anche quando stava a 8, che era grasso che colava. 27 home run stagionali, 20 dei quali sul lato centro-sinistro, velocità media di 93,9 miglia,
e una serie di statistiche davvero perfette che si abbinano alla perfezione per Progressive Field. Dall'altra parte c'è Acuña, che è al suo secondo anno in MLB, con Atlanta è arrivato finora a 21 home run. A livello fisico forse è quello degli otto il più piccoletto, quello che ha da mostrare meno muscoli, è comunque un ottimo battitore da tenere in considerazione, però il turno con Bell non lo facilita. A livello di valore di quota 1,50, lo sapete, non mi fa impazzire in un evento del genere, però io credo proprio che Bell passerà questo primo turno e lo spero. Ultima sfida, Pete Alonso, Carlos Santana. Iniziamo col dire che Carlos Santana è il beniamino di casa, in questa stagione ha battuto 19 home run, 15 verso il lato sinistro, con una velocità media di 92,8 miglia. Santana gioca da 9 anni a Cleveland, conosce quindi come le sue tasche Progressive Field, e il fattore campo in questo senso non è da tralasciare, perché in due degli ultimi quattro vincitori hanno vinto giocando in casa, ovvero Todd Frazier nel 2015 e Bryce Harper lo scorso anno. Dall'altra parte c'è Alonso, che è un rookie, abbiamo detto delle difficoltà dei rookie, va però detto che in questa stagione sta andando davvero alla grande, 30 home run in 89 partite con i Mets. C'è però un'altra cosa, altre due cose che remano contro ad Alonso: anche lui come Guerrero è destro, e soprattutto la quota 1,57 è davvero bassissima, molto molto, questa potrei davvero giocarla ufficialmente, molto molto più di valore la quota di Santana oltre la pari a 2,25. Io vi ho dato il mio bracket, la mia specie di bracket, vi ho già detto che secondo me poi Bell lo andrà a vincere, quindi gli abbinamenti dopo verranno di conseguenza. Vi ringrazio dell'ascolto, spero, come detto, che questi video vi piacciono, aiutateci a farli circolare, a farci crescere. Vi ricordo i nostri appuntamenti anche domani, come ogni giorno intorno a mezzogiorno, il nostro podcast, dove andiamo ad aprire la giornata con le notizie più interessanti. Parliamo molto di Tour de France con il Profeta, lo seguiremo giorno per giorno. Ogni pomeriggio ci saranno le nostre video rubriche su Sport USA News and Tips. Tranne mercoledì, perché torneremo col podcast, perché torna a trovarci Morfeo, parleremo di statistiche, scommesse, baseball MLB, ma anche football americano, perché si avvicina la stagione, sarà una grande stagione, saremo uno dei posti migliori dove seguire il football americano, quantomeno a livello di scommesse in Italia, credo che saremo il posto migliore perché lo seguiremo alla grande. Tre appuntamenti settimanali, al giovedì con il podcast discorsivo, dove spero di avere spesso Morfeo e dove faremo il punto della situazione, dove faremo una prima infarinata di tutte le partite della week, free pick sul Thursday night, eccetera eccetera. Al venerdì uscirà una video rubrica che analizzerà tutte le partite della domenica, segnalandovi le statistiche più hot di ogni partita, e infine video rubrica anche a lunedì pomeriggio con l'analisi dettagliata del Monday Night. Quindi tre rubriche alla settimana e tre tipster che seguiranno il football NFL per darvi le migliori scommesse, ovvero io, Underdog King, che torna dallo scorso anno dove ha fatto abbastanza bene, e appunto Antonello Morfeo. Io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata, buone scommesse, godetevi l'Home Run Derby, speriamo di fare delle casse, speriamo di prendere il bracket, e che dire, ci risentiamo domani e puntate, scommettete sempre con la testa. Ciao.